Lo scenario è cambiato e, come dire, anche le strategie delle imprese si devono adeguare. Giusto, sono passati 6 mesi dall'ultimo convegno YouTrade, e però, come dire, le domande si sono moltiplicate, e come dire, abbiamo appena sentito dai dati che ci ha spiegato Federico, ma anche le strategie si devono adeguare. E qui adesso ce ne parla il professor Giuliano Noci. Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti e ringrazio Federico per lo straordinario quadro che ci ha fatto e che io vorrei in parte riprendere, dando alcune riflessioni che poi ci portano al tema, no, della strategia. Innanzitutto io ho il ruolo oggi di darvi alcuni stimoli di riflessione che derivano anche da quello che sto osservando in altri ambiti, in parte convergenti con il vostro sistema. Allora, partiamo da una considerazione di contesto. Parlare di 2% di crescita o di 3% di crescita economica, come nelle varie, no, Federico, nelle varie, cioè in realtà significa dire che siamo in recessione. Siamo in recessione perché l'inflazione supera il 3. Quindi una crescita nominale del 3% con un'inflazione al 3,5 vuol dire che siamo in recessione tecnica. Ok? Giusto per cominciare, no, a dare un parametro, che perché noi dobbiamo leggere, noi, tutti voi siete importanti manager di importanti imprenditori. In momenti come questo non dobbiamo essere tifosi o dobbiamo farci prendere dall'emotività. Dobbiamo guardare le cose per quello che sono. Allora, se ci raccontano che la crescita è il 3, noi stiamo andando giù. Quindi è iniziata una significativa discesa. Punto a capo. A livello generale, sto dicendo, a livello generale. Secondo elemento, quell'indice di fiducia, no? Quell'indice di fiducia lì è un indice di fiducia che secondo me delinea un chiaro trend, perché ne abbiamo parlato con Virginia, no? Si ricorda, Virginia, parliamo della guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina è un game changer totale, indipendentemente dal fatto che ci sia una guerra. È un game changer totale perché cambia il profilo della globalizzazione. In parte Federico ve ne ha parlato, non è il focus di oggi, però sappiate che la guerra in Ucraina cambia il profilo della globalizzazione e rappresenterà, e per chi è importantissima? Per l'Europa. Cioè, di fatto l'Europa è chiamata a una prova di maturità. È chiamata a una prova di maturità perché? Perché di fronte ormai a una conclamata bipolarità Stati Uniti-Cina, paradossalmente per l'Europa c'è possibilità di giocare il ruolo di ago della bilancia. Purtroppo i segnali non sono positivi. Anche stamattina avete visto che la Germania ha dichiarato che non si può fare a meno della Russia nel senso dell'energia. Ma intervistato da Radio 24 la settimana scorsa, in qualche modo il conduttore mi diceva: ma lei dice sta cosa, ma cos'è che concretamente si può fare? Concretamente si può fare una cosa: anziché andare in ginocchio da Putin in 28 facendo una corsa al rialzo del prezzo, da 28 andiamo in 1. Basta! Non sto dicendo di eliminare, di essere masochista, per cui no, anziché andare in 28 e ciascuno giocare al rialzo per avere qualche miliardo di metro cubo in più di gas, ne va uno. Non stiamo mettendoci d'accordo. Implicazione di questo? L'implicazione di questo è che se noi non diventeremo adulti, cioè non diventeremo un soggetto politico, ci frammenteremo. Frammentazione che cosa vuol dire? Frammentazione vuol dire che cadremo nelle tentazioni di qualcuno. Cina? Russia? Stati Uniti? Attenzione, giusto per
per darvi, che non sono cose che sono, no, non si parla così, guarda, sono cose di oggi. Se il 24 aprile passa Marion Le Pen, sta roba qui è certa. Se l'anno prossimo in Italia succedono determinate cose, sta cosa qui è probabile. Lo leggiamo tutti i giorni che ci sono movimenti politici, culturali e quant'altro. Ok? Per essere chiari. Questo evidentemente dal nostro punto di vista porta sul tema dell'indice di fiducia e dell'incertezza, perché un conto avere come imprenditore, operare in un'area che è un'area forte, intesa non come Italia ma come Europa, un conto è operare in un'area che è un'area che invece è oggetto, è territorio di conquista. Ok? Seconda considerazione che io credo importante. Terza considerazione di quello che ho sentito di Federico, che ringrazio sempre perché ci fa questa disamina perfetta. Quando Federico dice l'Italia è cresciuta più degli altri paesi, no? Ci ha anche fatto capire un'altra cosa. Sì, siamo cresciuti più degli altri paesi, ma siamo andati molto più giù degli altri paesi. Cioè, quando nel 2020 gli altri scendevano al 5, noi scendevamo al 10. Quindi, che noi rimbalziamo di più, no? Che noi rimbalziamo di più, un po' ci sta, voglio dire. Quindi, quando ci dicono siamo cresciuti più degli altri, ho capito, ma da qual è la baseline, da dove partivamo? La Germania cala del 5, noi siamo calati dal 9, ok? Ci sta che facciamo più 6 contro il più 4 degli altri, se no, ok? Questo per dire, non per essere pessimisti, perché sono convinto che il vostro ambito sia uno tra gli ambiti privilegiati, lo diceva anche Roberto prima, però guardiamo il contesto nel suo complesso, ok? Il contesto è questo. E adesso però zoomiamo, no? Però c'è un'affermazione, l'ultima, che come dire, mi ha quasi provocato. L'ultima affermazione di Federico mi ha provocato. Cioè, io sono bresciano e, come diceva Federico prima, ho a che fare molto con i siderurgici. E c'è una cosa dei siderurgici che mi turba, che loro misurano tutto in tonnellata. E il loro riferimento è quante tonnellate faccio e che fatturato faccio. Cioè, in qualche modo una metafora militare, no? Cioè il fatturato è la metafora di quanto sono forte io. Ecco, questa metafora è profondamente sbagliata. È una metafora profondamente sbagliata, perché ha molto ragione Federico. Non conta quanto fatturo, conta quanto guadagno. Che è una cosa molto diversa. Quindi, e per certi versi è esattamente il tema del mio intervento odierno, è il come che conta, non quanto fatturato realizzo. Qui vi riporto un mio cliente, forse ve l'ho dato anche la volta scorsa, un'azienda per cui lavoro, ma appunto sono passati sei mesi, no? Quindi possiamo dirci, allora a gennaio fanno gli incontri con i commerciali, classico incontro con i commerciali, lì sono 200 commerciali, e l'atteggiamento era di entusiasmo, cioè, i commerciali e lo stesso direttore commerciale abbiamo fatto più, è un bel più a due cifre, no? Quindi in particolare questa azienda è passata, non so se da 450 a 540 milioni di euro di fatturato, una roba così, e elogi, pacche sulle spalle virtuali tra tutti. A un certo punto salta su l'imprenditore e l'imprenditore si imbufalisce, nella prima volta nella sua vita si imbufalisce, perché sostanzialmente gli ha detto, ma a me del vostro fatturato interessa, sono capace anch'io a crescere di 80 milioni quando i cavi con rame li vendevamo a un terzo. Io vi faccio vedere che la marginalità si è ridotta, quindi voi avete peggiorato i vostri risultati. Li avete peggiorati, non li avete migliorato.
Quindi io quest'anno non vi do un cazzo di premio. Chiaro? Ed è stato uno shock, adesso non mi interessa. È un... Perché signori, guardate che questo ha un riflesso importante. Quando voi parlate con i vostri commerciali, guardate che dovete stare molto attenti a come li orientate. Ieri in un'azienda, ieri pomeriggio, dove sostanzialmente mi hanno invitato a fare delle discussioni, poi a lavorare per loro, e sostanzialmente un'azienda che va molto bene, record assoluto di fatturato, quindi siamo esattamente in sintonia. E io ho detto, guardate che in realtà in questo momento, è come è per il vostro settore, iniziano i problemi. Perché i problemi delle aziende, dei sistemi, iniziano quando sei al massimo del successo. E allora io ho cominciato a fare una cosa, a fargli vedere la curva della distribuzione del fatturato e del margine per cliente. Ok? Cosa molto semplice. Provate a farla anche voi a casa vostra. Fate la curva di distribuzione del fatturato e del margine, a me interessa il margine, ok? Sulla vostra base clienti. Allora, in questa azienda, come in tutte le aziende dove vado, poi con Tony più o meno, cosa è emerso? Che sprecano, hanno un rendimento commerciale basso. Perché hanno un rendimento commerciale basso? Perché l'atteggiamento culturale dell'azienda è ogni lasciata è persa, che vuol dire una logica di volume, il che vuol dire che larga parte del lavoro dei commerciali è dedicato a seguire i clienti che hanno basso valore. Guardate, ricordatevi, fatelo fare ai vostri uffici, guardateli, salta fuori questo. E voi scoprirete che avete un rendimento commerciale che potete migliorare. Quindi, rispetto al tema di Federico, già se voi cominciate a entrare nella logica, no, come dicevi tu, che io non devo orientare le mie azioni su temi di marginalità e non su temi di fatturato. Sto naturalmente esagerando in bianco e nero, perché poi conta anche il fatturato, però è la marginalità che fa la differenza. Perché e questo perché è un tema importante? È un tema importante per quello che vi dico adesso, perché vi aiuterà a focalizzare le risorse. Non c'è più spazio per una proposta mass. Non c'è più spazio. Cioè voi non potete fare le Leroy Merlin del caso, ammesso che le Leroy Merlin, no, è giusto come esempio, può andare bene come brand. Cioè quella roba lì, dimentichiamocela, cioè la vostra straordinaria opportunità giace nella dimensione del servizio, giace nella dimensione della consulenza, giace nella dimensione della competenza, che però si porta dietro focalizzazione. Tutto il resto lo si lascia ai Leroy Merlin del caso, che andranno sul prezzo. Quindi lavorare sulla marginalità in realtà implicitamente vi porta a fare una riflessione su dove concentrare i vostri sforzi per focalizzare la vostra, per valorizzare la vostra competenza. E allora adesso vi voglio dire perché serve competenza. Allora, Federico ha parlato di... PNRR. Roberto ha parlato di PNRR e lo ha qualificato come straordinaria opportunità. A mio modo di vedere è così, se faremo i compiti bene a casa, perché attenzione, io, come dire, adesso ci è andato 21 più 21, non potevano non darceli, però io ho la fortuna di conoscere bene un direttore generale italiano della commissione, mi dice attenzione che adesso cominciamo a venire a vedere se avete fatto i compiti a casa, no? Perché i soldi ve li prestiamo noi, siccome ve li presto, i compiti li dovete fare, se no la mano la tiro indietro, ok? Quindi una cosa che speriamo che i nostri politici, non Draghi, perché lui l'ha capito molto bene, ma gli altri se ne rendano conto, perché se no questi altri 21 miliardi potrebbero essere gli ultimi che arrivano, perché se no
Dante, se ti do i soldi, per favore, me li restituisci poi. Quindi non è che sono a fondo perduto. Però il PNRR è un'opportunità. Però leggiamo questa opportunità nella dimensione, perché questa opportunità chiama competenza. Allora, io vi do uno spaccato sul tema della pubblica amministrazione, che sicuramente, come dicevate, sarà uno straordinario volano di... Allora, la pubblica amministrazione non ha competenze. Non le ha. Cioè, non devo dirlo a voi, cioè... Allora, mi dovete spiegare, se non ha competenze, come fa a spendere sti soldi. Non so se ve l'ho già detto, io nel 2017 sono lavorato per Del Rio e c'erano 100 miliardi di disponibili di investimento, disponibili cash già allocati dal Fondi CIPE, quindi il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. 100 miliardi già accantonati, ma non c'erano i progetti. Cioè noi abbiamo, indipendentemente dal PNRR, abbiamo 100 miliardi parcheggiati ma non sappiamo spenderli. Perché? Perché non abbiamo le competenze. Allora mi chiedo, ma come facciamo a spendere questi soldi che sono ancora di più e in un orizzonte temporale limitato? Allora, quello che succederà probabilmente è che si affermerà un modello che si chiama partenariato pubblico-privato. Ma partenariato pubblico-privato significa una cosa, significa che il progetto lo fate voi per loro. E significa che poi ne godete i benefici. Ma se dovete fare voi il progetto per loro, dovete avere le competenze voi, perché loro cercano competenze, che è quello che gli manca. Adesso sto generalizzando, naturalmente, non sarà tutto così. Però questo è già uno spaccato che vi fa capire come servirà competenza. Perché non vi chiederanno le specifiche del cemento armato, del coso, no, vi chiederanno mi fai il progetto. E io lavoro da 20 anni anche nella pubblica amministrazione, o è così, o quei soldi lì, ma nemmeno lontanamente potremo spenderli. Cioè, signori, ma vi rendete conto che noi abbiamo 7.900 comuni di cui il 75% ha meno di 5.000 abitanti? Ma di che cazzo dobbiamo parlare? Il 55% ha meno di 3.000 abitanti, che vuol dire che c'è il sindaco e due dipendenti. Spendono quei soldi, ma dove andiamo? Quindi il tema del PPP sarà un tema che vi e esploderà fra poco, perché quando cominceranno ad avere l'acqua alla gola, che non riescono, e una volta che hanno liquidato i bandi, quelli più facili, ci saranno. Sulle grandi infrastrutture la mia sensazione sarà quella, no? Bene, quindi la necessaria sviluppo di investimenti infrastrutturali nella pubblica amministrazione andrà, tra le altre cose, in questa direzione e questo chiama competenza. Secondo tema, mondo privato. Il mondo privato, a mio modo di vedere, come ho già detto la volta scorsa, vi richiederà un profilo di competenza più elevato. Perché vi richiederà un profilo di competenza più elevato? Ma qual è l'effetto, ad esempio, della guerra in Ucraina? L'effetto della guerra in Ucraina è, ad esempio, l'esplosione dell'attenzione sul tema dell'efficienza energetica, giusto per citarne una, no? Se ce ne fosse bisogno, l'efficienza energetica, adesso lo sa anche l'ultimo che passa per strada, che è un problema rilevante. Ok, punto uno. Ma efficienza energetica si porta dietro che cosa? Si porta dietro, ad esempio, domotica. Ma di pari passo, no? Efficienza energetica e domotica sono elementi che... non sono, come sono stati negli ultimi 15 anni, elementi spinti dalla produzione, no? Negli ultimi, non è che efficienza energetica e, come dire, domotica, è 20 anni che ne parliamo di domotica, no? La BTC, la Gavis, tutti ne fanno di domotica, Siemens, tutti. Il problema è che loro la proponevano, ma non la comprava nessuno.
Questa cosa qui in verità adesso è nella sensibilità della famiglia, è nella sensibilità della coppietta che si vuole sposare o accompagnata, no? È intrinseco nella domanda. Ecco, ma se i bisogni emergenti intrinseci nella domanda sono questi, io credo che voi possiate capire molto bene che il profilo della vostra domanda diretta cambierà. In che senso cambierà? Avrete nel breve imprese edili, elettricisti e quant'altro che vi chiederanno aiuto. Io conosco tanti elettricisti e la domotica, per carità, che capperà, che cavolata, ma lasciamo perdere la domotica, è difficile. Per lui. Quindi avrete nel breve soggetti che vi chiederanno a differenti livelli, no? Ieri sera avevamo a cena con un imprenditore che fa materiali isolanti e anche quella roba lì, l'impresa edile dovrà avere competenza, anche perché l'evoluzione tecnologica è, ogni mese nasce un'opportunità nuova, no? Nel breve avrete questo, nel breve medio avrete che compariranno soggetti nuovi. Cioè la mia idea personale, ma è un'idea questa naturalmente, in quanto tale può essere totalmente sbagliata, è che a un certo punto cominceranno a comparire committenti che sono sempre meno imprese specializzate e sempre più diventeranno soggetti integratori, soggetti che fanno da integratori, potranno essere studi di progettazione integrata, società di engineering, dipenderà dai casi, se è una singola abitazione, se è un edificio, se è un distretto urbano. Su questo vi aggiungo una cosa. Io ho un'impresa che si occupa di lavorare nelle pubbliche amministrazioni e tanto per dirvi una cosa, in Sardegna l'ente pubblico regionale della Sardegna ha commissionato tutta una progettazione per trasformare l'edilizia pubblica, no, l'housing sociale, partendo con un pilota con qualche centinaio di alloggi, per trasformarlo in una logica di ecoefficienza. Chi chiedono? Chiedono a che ci sia un soggetto che integra, attenzione, e pretendono control room naturalmente, cioè tutti i dati, perché il tema di fondo qual è che la PA, in questo parliamo di efficienza energetica, no? Io adesso, le PA che cosa vi chiederanno adesso? Vi chiedono una roba, cioè tu, voi andate a chiedere a una PA oggi, se riesce a controllare, voi non vi è mai capitato di andare in una pubblica amministrazione e sentire un caldo bestiale? A me sempre, spreco di energia. Ma vai a dire al sindaco, caso ma non sei capace a mettere a abbassare, cioè non lo controllo io, un appalto. È così, è un appalto. Adesso, siccome, almeno cosa succederà? Succederà che loro vorranno controllare i dati, quindi chiedono control room, che arriveranno negli edifici, arriveranno ovunque cose di questo tipo. Questa è una dimensione che vi qualifica il cambiamento. Quindi, e così potrei andare avanti all'infinito per delinearvi, dimmi quanti minuti ho ancora perché non so, dimmelo quanto ho, che mi regolo. Quarto d'ora, 10 minuti? 10 minuti, ok. Allora, potrei andare avanti all'infinito per delinearvi i cambiamenti. Allora, andiamo a vedere che strategia dobbiamo usare noi a questo punto. Beh, la prima strategia, il primo elemento è essere consapevoli, partendo dal tema del come che Federico evidenziava, essere consapevoli che la differenza la fanno le persone. Ci saranno due risorse scarse in assoluto nel futuro, queste risorse sono le persone e l'acqua. Quindi le persone sono la vostra risorsa più importante. Sono competenti, non sono competenti, le formate, non le formate, quelli che hanno fatto il loro tempo li cambiate, valorizzate i talenti che ci sono dentro, magari i talenti
dice che sono schiacciati perché c'è l'anziano e quello lì. Okay. Questo è il primo tema, perché tutto quello che ci siamo detti lo faremo se avremo persone preparate. Questo è il primo elemento. Perché le persone non preparate, o le non persone perché non servono, vanno bene per il Warhammerland di turno, no? Adesso sto esagerando. Per quei soggetti lì, per voi non va bene. Quindi le persone. Secondo elemento, una chiara proposizione di valore e una determinato, come siete abituati a essere determinati in quanto imprenditori e manager di successo, una chiara proposizione di valore che vuol dire alcune cose. La prima, quella che ho già detto e che non ripeto, cioè che noi giochiamo tutto sul servizio. L'altro ieri, casualmente, si vede che Virginia ormai mi ha contaminato, e nel mio post di Facebook mi è apparso un post di un'azienda importante del mondo dell'edilizia, che non vi cito. Parlavamo ieri sera, no? E questa azienda multinazionale ha fatto un post che è la rappresentazione chiara di quello che vi sto dicendo e di quelle che sono le tendenze del mercato. Questa azienda qui, che vende prodotti per l'edilizia, in realtà faceva tutta una serie di riflessioni rivolte ai progettisti. Perché, ad esempio, una delle componenti fondamentali è cercare di aiutare, dando servizi, dando tool digitali, dando tutto quello che serve, coloro che sono in grado di orientare un determinato bisogno, un determinato progetto. Quindi un'azienda che realizza materia fisica dell'edilizia, che concentra la sua attenzione non sul materiale ma sul servizio. E questa sarà il vostro obiettivo. E da questo punto di vista voi avrete successo nel futuro se riuscirete a non vedervi più come distributori, ma come risolutori di bisogni. È paradossale, ma è così. E se vi vedete come risolutori di bisogni, venderete i prodotti. Tanto più voi rimarrete focalizzati su una visione stretta di prodotto e tanto meno ne venderete. Perché andrete inevitabilmente ad appiattirvi su quelli che competono sul prezzo. Sto facendo un ragionamento medio, naturalmente, mi scuso, quindi sto semplificando e vi sto tracciando alcune linee tendenze. Un altro tema, giusto per qualificarvi il tema del servizio, no? Riprendo in senso letterale quello che c'è del servizio, vi parlo della logistica. No? Che è un altro tema importante, tra l'altro se ne parlerà dopo, Norbe. Allora, voi dovete riflettere su una cosa, che non è che non sia cambiato nulla in questi anni, al di là di quello che è successo con la pandemia e la globalizzazione, no? Per cui sono rotture di stock, ma di questo non voglio parlarne, voglio parlare di un altro fenomeno. Nella sostanza, se io dovessi dirvi che cosa è successo in questi anni, è l'effetto Amazon. Cioè i vostri clienti, che sono anche individui e che hanno mogli, figli, comprano via Amazon. Comprare via Amazon, che cosa ha detto loro? Ha detto che la merce ti può arrivare in pochissimo tempo. E non è che Giuliano Noci, quando ordina per il figlio, è un Giuliano Noci diverso di quando ordina per l'azienda. Questa cosa qui gli è rimasta impressa, gli rimane impressa. E la dimensione del servizio, intesa come semplicità e tempestività, farà sempre più la differenza. Tant'è che la gente compra su Amazon non perché costa meno e costa di più, ma perché è veloce, perché traccio. Allora, questo effetto qui non trascuratelo, signori. Non trascuratelo, perché si chiama instant gratification. Ormai io pretendo tutto subito.
non sto commentando se è giusto o sbagliato, sto osservando i fenomeni della mente dell'uomo. E purtroppo, dico purtroppo, questo si sta radicando nella mente delle persone. Allora, il tema della logistica è un tema non tanto di distribuzione fisica del materiale, ma diventa un tema di servizio, diventa un tema di chiave della vostra selling proposition per fidelizzare i vostri clienti, a valore naturalmente. E allora qui dovete fare anche dei ragionamenti ulteriori. Finisco con un'ultima affermazione e poi abbiamo iniziato in ritardo. Cosa sono adesso poi? È iniziato in ritardo di un quarto d'ora, qui non sono in ritardo. Mi ha guardato male però, quindi devo finire. Quando noi dobbiamo riflettere bene su quali sono i bisogni che hanno i nostri clienti, anche sul fronte dal punto di vista logistico. Che cosa intendo dire? Intendo dire, ma ad esempio, non è che io posso dare un servizio, ad esempio, per talune tipologie di materiali, cioè rendendo disponibili punti di distribuzione in luoghi comodi al mio cliente, che è il tema dei locker, per dire, per simbolicamente per qualificarlo, perché magari gli è venuto in mente stanotte, non ha tempo di passare e non lo devo obbligare a venire. E l'altra cosa con cui voglio sostanzialmente chiudere, ma so che ci sono esempi autorevoli già nel vostro contesto, perché ieri sera a cena abbiamo avuto la fortuna di avere un imprenditore, un bravo imprenditore che ci ha parlato della sua esperienza, il tema del commercio elettronico. Questo imprenditore ci raccontava che lui comincia ad avere fatturati, insomma, comincia a fatturare, ma non è il fatturato anche qui che mi interessa. Quando nella grande distribuzione organizzata, io lavoro per Coop, per Bennett, soggetti come questi, quando parlo di e-commerce, il manager medio mi dice, ma professore, ma di che parliamo? Vendiamo il 3-4% del fatturato, di che parliamo? Io però, ancora una volta, per chiudere come abbiamo iniziato, è il fatturato la metrica sbagliata. Perché se voi andate a leggere chi compra in e-commerce, sono molto spesso i clienti più importanti, a maggior frequenza di acquisto, a maggior valore. Quindi l'e-commerce non va visto come elemento che mi fa fatturare, ma mi va visto come touch point di servizio. A me non interessa che fatturi il 3%, il 4%, mi interessa che ci siano quegli individui che overall mi danno tanto margine. Questo vuol dire che se io l'e-commerce non ce l'ho, non è che non ho il 3-4%, rischio di perdere quei clienti lì. Quindi l'impatto può essere molto più significativo. Quindi le sfide sono, in sintesi, sfide di come vedersi nel futuro. Ci vediamo ancora come distributori o accanto a questa dimensione ne aggiungiamo qualcosa d'altro? Due, se vogliamo fare questo dobbiamo lavorare molto sulle persone e inevitabilmente dobbiamo prendere bene la mira dal punto di vista di quali sono i mercati che noi vogliamo servire. Secondo me, ma può darsi che sbagli, un approccio troppo mass market è un approccio che tende a diluire un po' i vostri sforzi e quindi per seguire tutti non riuscite ad essere efficaci su. Questo potrebbe dire, ad esempio, ma giusto come esempio, che magari voi volete essere visti, tra le altre cose, come molto bravi, non so, nella dimensione dell'efficientamento energetico. Potete scegliere, no? Assi su cui volete caratterizzarvi. Secondo me questi sono elementi su cui voi vi dovete riflettere, dicendo che comunque allora intorno a voi il mondo cambierà, e molto. Ahimè,
non sono rose, nel senso che nel breve io non prevedo rose. Voi, per i temi che vi ho detto, in verità siete probabilmente tra i settori che potrebbero avere paradossalmente delle opportunità, ma alle condizioni che ho detto. Cioè, in questo momento, e soprattutto in questo momento, non dovete crogiolarvi dei fatturati che fate, ma dovete pensare al 2025. Cioè, quando il 2025 non c'è più il PNRR, che succede? Guardate che... pensateci. E chiudo con questa affermazione. Ho chiuso positivo, però vi voglio dare un warning. Guardate che quando si cresce molto, è molto pericoloso, perché il circolante... Se ci sono dei blocchi immediati, attenzione, se non siete più che solidi, i problemi sono significativi. Quindi, con ottimismo, con determinazione e con chiarezza di visione, secondo me il come che Federico ci ha detto è un come che possiamo guardare e traguardare con relativa serenità. Grazie.